Nel caso di specie si è affermato che il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dallo straniero, anche extracomunitario, in conseguenza della lesione del diritto alla salute e all'integrità psicofisica, nonché del diritto ai rapporti parentali, familiari, può essere fatto valere con l'azione risarcitoria, indipendentemente dalla condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle preleggi, senza alcuna disparità di trattamento rispetto al cittadino italiano, e quindi non solo contro il danneggiante o contro il soggetto tenuto al risarcimento per fatto altrui, ma anche con l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore o del fondo di garanzia per le vittime della strada. Il problema si pone in relazione all'applicabilità della condizione di reciprocità in tema di risarcimento del danno alla persona dell'assicurazione stradale. Il presente orientamento, Cassazione Civile 1494-2012, rifacendosi a Cassazione Civile 450-2011, ha stabilito che la sussistenza della condizione di reciprocità prevista dall'articolo 16 delle preleggi, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, non è richiesta quando il familiare dello straniero, anche se extracomunitario e comunque ovunque dimori, chiede il risarcimento del danno per violazione di uno dei diritti inviolabili dell'uomo, quali la vita e la salute.